Dico subito come premessa che questi rigatoni col sugo di coda non hanno la pretesa di essere niente di autenticamente romano. Semplicemente io sono passata dal macellaio l'altro giorno e ho visto questa coda e mi è venuta voglia di fare un sugo che mia madre faceva tanti anni fa e che mi è sempre piaciuto molto. È un sugo che cuoce per molto tempo, ma a parte la lunghezza della cottura, è di estrema semplicità. E il risultato è un sapore bello carico, bello denso, che con i rigatoni e i maccheroni ci sta benissimo. Provate a farli e vedrete che sarete molto soddisfatti. Per il nostro sugo ci serviranno due gambi di sedano che andremo a tritare, un mazzetto di prezzemolo, anche questo lo tritiamo, due carote tritate e due cipolle piccole o una grande tritate, 50 g di pancetta o rigatino e poi per 4 persone 500 g almeno di coda. Un cucchiaio di concentrato di pomodoro, triplo o doppio, 450 g di salsa di pomodoro. A me piace la datterini della Mutti che è molto dolce. E poi alla fine per condire del pecorino romano giovane tritato e ovviamente 500 g o di maccheroni o di rigatoni. Iniziamo innanzitutto a preparare il nostro soffritto. Mettiamo abbondante olio all'interno di una casseruola e aggiungiamo le nostre carote, il sedano, il prezzemolo, la cipolla e la pancetta e lasciamole rosolare. Una volta che le nostre verdure sono ben rosolate, aggiungiamo la coda e anche questa la lasciamo rosolare in modo che si sigilli bene. Se vi piace potete sfumare con del vino. Io aggiungo invece direttamente un cucchiaio di concentrato di pomodoro e poi la salsa. A questo punto aggiungete acqua fino a coprire completamente la vostra coda. Abbassate la fiamma. Mettete un bel coperchio e lasciate cuocere a fuoco dolcissimo per 4 ore, controllando ogni tanto. Se dovesse restringersi troppo, aggiungete un po' di acqua. La cottura lenta è fondamentale. Ecco, guardate qua. Sono passate 4 ore, il vostro sugo è bello denso. Tiriamo fuori la carne, che ormai è quasi praticamente spappolata, e la teniamo da parte. Frulliamo per bene la salsa di pomodoro e verdure e la teniamo in caldo. E a parte stacchiamo dagli ossi la carne sfilacciandola che andremo ad aggiungere alla nostra salsa. Ecco, mettiamo sul fuoco bassissimo questo sugo e andiamo a preparare i rigatoni. Cuociamo i nostri rigatoni in abbondante acqua salata. Teniamoli un 2 minuti prima della fine della cottura. Poi li scoliamo e li buttiamo direttamente a terminare la loro cottura all'interno del sugo. Come si dice, risottandosi. Ecco, la nostra pasta è pronta. Una bella grattata di pecorino giovane. Un po' di pepe e buon appetito, che meraviglia!